Ma diciamo, in qualche modo si può brutalizzare il ragionamento e dire che il concilio fu in qualche modo antefatto e contesto del centrosinistra? Senza renderlo meccanico, cioè il concilio ha una visione mondiale, c'è una peculiarità italiana irriducibile, la peculiarità italiana è determinata molto da un certo laicato, penso a Aldo Moro piuttosto che al professor Lapira, carissimo, specialmente il professor Lapira, penso alla figura straordinaria, coltissima di Don Giuseppe De Luca piuttosto che a Giuseppe Rossetti. O Don Gianni Bacebozzo anche, e quindi penso a un grande ruolo di laici impegnati, non mi scordo di Franco Rodano ovviamente, e nello stesso tempo di clero anche molto coinvolto nella scelta del servizio. Cioè, noi dobbiamo capire che gli anni 60, specialmente il primo quinquennio, sono stati gli anni che hanno connotato una grande classe dirigente. Ecco, questo è importantissimo, è il lascito dei padri a quella classe dirigente, penso a Benedetto Croce piuttosto che a Togliatti, piuttosto che a De Gasperi, è stato straordinario. E noi nipotini di queste due grandissime classi dirigenti, secondo me, ne abbiamo preso tantissimi anche valori, perché io penso che la generazione del 68 non è affatto una generazione che si è bruciata, ben altre sono le generazioni bruciate. E il discorso che riguarda specialmente il periodo del concilio, cioè 62-65, è tutto intriso di questo concetto di, diciamo, crescita critica. Ecco, è tutto intriso del concetto di crescita critica.